Ciao, io sono Andrea e in questo video ti faccio vedere come disegnare la testa. Sostanzialmente seguiremo un approccio ideato da Andrew Loomis, che prende la testa, la semplifica in componenti geometriche e poi la ruota nello spazio per permetterti di disegnarla da ogni angolazione. Penso che questo sia il metodo più utilizzato dai disegnatori in tutto il mondo. Io stesso ho imparato a disegnare la testa con questo metodo e ho continuato a usarlo per anni e lo trovo fantastico. In generale, se cercate come disegnare una testa su YouTube o su Google, trovate tutte tecniche che si rifanno a questa qui. In pratica, ragazzi, sta roba funziona, quindi andiamo a vedere di che si tratta. Ah no, un attimo, prima due premesse. Anzitutto, non è importante che tu stia usando carta o digitale, quindi qualunque mezzo va bene. Questo perché in questo tutorial stiamo semplicemente spiegando alla tua mano in che direzione andare, quindi non importa se c'ha una matita o se c'ha una penna per la tavoletta grafica, è la stessa cosa. Io userò l'iPad con Procreate. Seconda cosa, lo scopo di questo tutorial non è quello di farti fare un bel disegno, qua non stiamo ad Art Attack. Lo scopo è quello di farti imparare a disegnare, e tra le due cose c'è una bella differenza. Cioè, è un po' come dire a un bambino che 2 più 2 fa 4. Quello se lo ricorderà pure, eh. Però quando poi gli fai fa 7 più 5, non ci avrai idea di che deve fare. Questo perché memorizzare una cosa è totalmente diverso dall'impararla. Per imparare a fare le addizioni, e non solo quella singola addizione, 2 più 2, deve comprendere il concetto di addizione. Se volete la stessa differenza tra il dare il pesce a un affamato, oppure insegnargli a pescare. Pensa in 3D. Solitamente quello che si fa con i tutorial classici è copiare le linee senza seguire una vera e propria logica, e l'unico scopo di questi tutorial è farti ottenere un disegno decente alla fine. Seguire un tutorial del genere è utile per prendere confidenza con le linee, per allenare la coordinazione mano-occhio e in generale per acquisire fiducia, perché ottieni in poco tempo un risultato completo. Il problema è che fare questo non ti permette di modificare la posizione nello spazio del tuo oggetto, quindi non ti permette di modificare la prospettiva. Le forme 3D servono perché il tuo cervello è in grado di memorizzarle e di riprodurle da qualsiasi angolo. Questa cosa penso che la ripeterò ogni tutorial perché deve entrarti in testa veramente per bene. Se vuoi imparare a fare una testa in tutte le angolazioni, o comunque in generale imparare a disegnare, devi pensare in 3D. Non vedere il foglio come una superficie, immagina come se fosse una finestra su un altro mondo, tipo come se guardi dentro uno specchio, cioè un altro mondo dall'altra parte. Solo che in quel caso è identico, mentre in questo caso puoi sceglierlo tu. Bene, mo che abbiamo chiarito che sono importanti, smettiamola di chiacchierare e andiamo al sodo. Visto che la testa ha pochi muscoli e poco grasso, o comunque il loro volume è molto ridotto, possiamo prendere direttamente il cranio e semplificare quello. In generale disegnare il cranio è utilissimo per capire la testa, ma per adesso è ancora un po' troppo complicato, per cui semplifichiamo un po' di più. La forma definitiva che useremo è questa che state vedendo in rotazione adesso. Noi la studieremo come composizione di due forme geometriche più semplici. Una è una sfera a cui sono stati tagliati due spicchi, uno a sinistra e uno a destra. Qui potete vedere la forma frontale, di profilo e tre quarti. E poi c'è quest'altra forma che rappresenta la parte della mandibola e del mento, che si attacca sostanzialmente sotto la sfera. Ok, adesso andiamo a vedere nella pratica come si fa tutta sta roba. Finalmente arriviamo alla parte divertente, che è anche quella difficile però. Io vi consiglio di guardare prima la spiegazione una volta, per capire, e solo dopo prendere la matita e provare a farla passo passo. Iniziamo con la sfera. Anzitutto disegna un cerchio. Non ti preoccupare, ci vuole un po' prima di riuscire a fare un cerchio che sia decente, però almeno un pochetto cerca di farcelo assomigliare. Per fare un cerchio per bene, mantieni le linee leggere, molto leggere. All'inizio è difficile regolare la pressione, però ti ci abituerai col tempo, non preoccuparti. Mentre lo fai, non poggiare il braccio sul tavolo come quando scrivi, ma tienilo sollevato, e non usare il polso per far ruotare la mano, cioè tieni fermo il polso. Usa invece l'articolazione della spalla, un po' come se stessi mescolando un calderone. Inoltre non disegnare un solo cerchio, fanne 2-3 sovrapposti con un movimento continuo. Prova a disegnare una pagina intera di cerchi in questa maniera. Sta cosa non serve a farti perdere tempo, serve a riscaldare la tua mano. Ok, ora che hai un cerchio meraviglioso sul foglio e c'è accanto a te Giotto che ti batte le mani, metti un punto al suo interno. Questo punto corrisponde al punto in mezzo alle sopracciglia e ci indica la direzione in cui la testa sta guardando. Ad esempio, se metti il punto in alto a destra rispetto al centro del cerchio, come stiamo facendo noi in questo esempio, significa, indovina, che la testa sta guardando in alto a destra. Se invece lo metti, che ne so, in basso a sinistra, significa che sta guardando in basso a sinistra. Piuttosto semplice. Adesso avvolgi intorno alla sfera due nastri che si incrociano precisamente sul nostro punto. Questo è quello che devi immaginare, ma in pratica stai disegnando due linee curve. Ma quanto sono curve queste linee? Lo sono tanto più quanto più la sfera è ruotata. Quindi se l'angolo di visione è molto estremo, per cui sto guardando ad esempio molto in alto, molto a destra, allora la curva sarà più pronunciata. Queste due linee si possono anche tracciare ad occhio, ma c'è un modo per farle molto precise. Poi dividere il cerchio con una linea verticale e una orizzontale. Queste due linee saranno
due assi di simmetria per due ellissi, rispettivamente uno verticale e uno orizzontale. Gli ellissi devono essere chiaramente abbastanza lunghi da raggiungere le estremità della sfera e devono essere anche abbastanza larghi da toccare il nostro punto. Quindi questi due ellissi ci hanno fornito precisamente le due curve che dividono la sfera a metà, in verticale e in orizzontale. Cioè, questo significa che se tu affondassi un coltello lungo queste linee, divideresti la sfera esattamente in due spicchi uguali, o in verticale o in orizzontale. Nota comunque che nonostante le due linee dividano perfettamente la sfera a metà, le due parti hanno lunghezze diverse. E questo è normale ed è dovuto alla prospettiva. Quindi più guardo verso destra, più una parte sarà più grande rispetto all'altra. In particolare la parte che sta verso di noi sarà più grande rispetto a quella che sta più lontano da noi. La stessa cosa accade in verticale, quindi se l'angolo di visione è più alto, quindi la testa sta guardando più in alto, la parte superiore sarà più piccola rispetto a quella inferiore. Questo perché quella inferiore sarà più rivolta verso di noi, mentre quella superiore sarà rivolta lontano da noi. Adesso disegnate una linea verticale tangente nel punto sulla sfera. Tangente significa che la tocca solamente in quel punto, cioè praticamente ce la state appoggiando sopra. Questa è la linea che divide a metà la faccia. L'inclinazione di questa linea inclina la testa, cioè la inclina proprio, non è che la ruota. Ruotare l'abbiamo già fatto col punto. L'inclinazione è il movimento che fai quando tieni il telefono tra l'orecchio e la spalla. Ora, dividi l'altezza del cerchio a metà. Dopodiché dividi ciascuna metà in tre parti uguali. Fatti un favore e non usare il righello, a parte perché è noiosissimo, ma poi così alleni i tuoi occhi a misurare. Dopo aver fatto questa divisione, togli la parte più alta, togli la parte più bassa e taglia uno spicchio, cioè disegna un'ellisse. In questa maniera ottieni il piano laterale della faccia. L'altezza è sempre la stessa, invece è tanto più largo quanto più di profilo la faccia. Negli estremi, nella faccia frontale, è una linea retta, mentre di profilo è un cerchio. Ora dividi a metà anche l'ellisse, sia in verticale che in orizzontale. La linea verticale ha la stessa inclinazione della linea di simmetria della faccia, perché anche questa rappresenta l'inclinazione della testa, mentre quella orizzontale è tanto più inclinata quanto più estremo è l'angolo di visione. Come al solito, se guardo un po' in alto è un po' inclinata, se guardo molto in alto è molto inclinata. Questa qui è la linea che delimita la fine del sopracciglio, diciamo la zona della tempia per intenderci, ed è super utile perché distingue il piano frontale e quello laterale della faccia. Qui invece, all'interno di questa zona, quella in basso a sinistra dell'ovale, ci va l'orecchio. Per ora lo disegniamo come un mezzo cuore. Ora considera questo, la faccia può essere divisa in tre parti uguali, mettendo linee all'altezza di fronte, sopracciglia, naso e mento. Per cui ora fai questo. Traccia una linea dalla cima di questa ellisse, dal centro e dal fondo. Queste saranno appunto le tre linee di fronte, sopracciglia e naso. Allungandoci poi in basso della stessa distanza, troviamo il mento. Se poi dividi questa linea a metà, trovi la base della bocca. Ok, resisti, abbiamo quasi finito. Traccia una linea per il mento. Dopodiché traccia una linea dal sopracciglio fino al mento, da una parte, mentre dall'altra parte estendi di un pochetto la linea verticale dell'ellisse. Questa sarebbe la parte di mandibola che sta sotto l'orecchio. E poi collegala al mento. Infine, ultimo tocco, aggiungiamo la mia linea preferita. Unisci il centro dell'ellisse col mento. Anche questa linea serve a separare il piano frontale della faccia da quello laterale. E qui, all'incirca in questo punto, ci trovi lo zigomo. Bene, congratulazioni, la struttura è completa. No, sul serio, datti una pacca sulla spalla, perché sta roba che hai appena fatto rappresenta l'80% del lavoro. Puoi anche disegnare tutto quanto benissimo, occhi, naso, bocca, eccetera, ma se hai una struttura che è fatta male, la testa verrà male. Ovviamente questa è una struttura, non è il disegno finito, quindi l'idea finale poi è di cancellarla leggermente in maniera tale che si veda poco sul foglio. Così poi puoi metterci sopra tutto quello che serve. Riesco quasi a sentire la tua voce che dice: ok, ma tutto il resto, gli occhi, il naso, la bocca, non le facciamo? No, le facciamo un'altra volta. Vi prometto che farò dei video dedicati su ciascuna feature facciale, quindi occhi, naso, bocca, eccetera. Ma comunque le studieremo come l'abbiamo fatto oggi, cioè nel senso le prenderemo, le scomporremo in semplici forme geometriche 3D, le ruoteremo nella stessa direzione della testa e poi ce le appiccicheremo sopra, tipo Megazord. Comunque, meglio non concentrarsi su troppe cose insieme, specialmente se sei un principiante. Cioè, questa struttura, ok capirla, ok imparare come si fa, ma devi farla proprio a istinto, quindi devi ripeterla tante tante volte. Io ti consiglio, se proprio all'inizio, almeno 100 volte. Allora, anzitutto aspettati di fare schifo all'inizio, quindi tanta frustrazione. Avrai un sacco di linee sul foglio, ci sarà un macello, un sacco di linee molto calcate che faranno fatica anche a cancellarsi. Però tu ricordati che l'obiettivo non è ottenere dei bei disegni, ma è ottenerne tanti, perché così puoi davvero interiorizzare questa struttura. Poi non cancellare troppo, cioè nel senso puoi usare la gomma se ti sei reso conto che è proprio una linea sbagliata, però non esagerare, cioè piuttosto finisci quella che stai facendo e riniziane un'altra accanto. Inoltre non andare subito su angoli complicatissimi, tipo super in alto a sinistra, oppure viste da dietro, oppure molto dal basso, che sono molto più complicate, specialmente all'inizio. Aspettati anche di annoiarti, cioè nel senso fare in continuazione questo esercizio può diventare noioso. Quindi se sei in una maratona per
comprendere come funziona la testa, non usare solo questa struttura, non disegnare solo questo, ma prendi anche delle immagini di vere teste, vere facce e copiale, oppure fanne anche qualcuna dall'immaginazione. Ah, un'altra cosa, ricordati che questo è un modello ideale, quindi serve per comprendere il concetto, ma le teste reali poi hanno diverse forme, quindi ad esempio alcune ce l'hanno più allungata, alcuni più tonda, però tu potrai comunque distorcere questo modello per ottenere i vari tipi di testa. Però la cosa più importante di tutte è fallo, cioè metti la matita sul foglio, fai pratica e fanne tanta, perché non serve a niente seguire un tutorial se poi non fai pratica. Ok, il video è finito, se ti è piaciuto lascia un mi piace e se non vuoi perderti i prossimi iscriviti e clicca sulla campanella, così hai più probabilità di disturbarti sulla homepage di YouTube. Questo video è stato sponsorizzato da Paolo e Camilla, gli amici che mi hanno prestato questo microfono. Questa è per voi. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Oh, in my way, oh, in my way.